Una giornata molto speciale per l'AIB di Canischio, oggi domenica 8 ottobre siamo con Claudio Vairano che è il responsabile dell'associazione, un'inaugurazione speciale ovvero quella della sede dell'associazione, in più anche il ricordo di due amici, Aldo Ferro e Luca Cinotto. Una giornata speciale anche perché oggi sarebbe il compleanno del nostro volontario scomparso che avrebbe compiuto oggi 40 anni, che sarebbe Luca, e poi era praticamente la nostra sede qua, che, con le due bandiere, che era tanto tempo che volevamo finirla, però era una cosa sospesa così, adesso l'abbiamo finita, verniciata, fatto manutenzione. Per quanto riguarda l'importante sede dell'AIB, sicuramente bisogna fare dei ringraziamenti, nel senso che la collaborazione con la popolazione, con l'amministrazione, con tutti quelli che vi hanno sostenuto e vi sostengono, perché l'AIB, il corpo volontari dell'AIB, per quanto riguarda il territorio canavesano, è fondamentale. Sicuramente, il nostro piccolo componente è fondamentale in quanto siamo operativi nella zona per estinzione incendi boschivi e altre calamità naturali, oltre il controllo del territorio e vari interventi che facciamo nel territorio comunale e anche extracomunali quando ce lo richiedono. E noi facciamo parte dell'AIB di Canischio, siamo sotto l'area base 32, tra cui c'è Prascorsano, Forno, Rocca e poi e ci siamo noi di Canischio, territorio che parte da Pont fino a Rocca, tenendo conto anche del territorio del santuario di Belmonte, che è quello lì è il più importante di tutti. Infine, per parlare sempre del gruppo di Canischio, quanti sono i volontari che compongono il vostro gruppo? Siamo circa una ventina tra volontari effettivi che hanno fatto il corso, quelli organizzati dalla regione, quelli di supporto e quelli generici che fanno le varie attività di manutenzione, mezzi e altre attività per l'andamento delle cose di volontariato. Siamo con il primo cittadino di Canischio, Riccardo Rosa Cardinal. Una giornata importante, una domenica pomeriggio in cui l'AIB è protagonista, un'associazione, un gruppo che per una realtà come quella di Canischio, un piccolo centro ma comunque sempre vivo e attivo, è sicuramente importante, per non dire fondamentale. Sì, fondamentale, ecco, questo è l'aggettivo corretto. Come tutte quelle associazioni che svolgono attività di volontariato nelle nostre realtà, sono elemento fondamentale, sono colonne portanti per la struttura e per la salute dei nostri paesi. Si sa che, ahimè, le risorse sono quelle
particolarmente economiche sono sempre meno, quindi sul volontariato si fa sempre più affidamento. E infatti l'Associazione Antincendi Boschivi non svolge solamente attività legate allo spegnimento di incendi o prevenzione, ma per conto del Comune di Canischio, tramite una convenzione, svolge attività anche di protezione civile, svolge attività di manutenzione delle aree verdi, di manutenzione della nostra area cimiteriale e tantissime altre attività che servono a mantenere in ordine il nostro paese, che servono a creare aggregazione e a crescere dei giovani che abbiano voglia di vivere il paese. E questo è il fulcro fondamentale della vita associativa, per quello che i nostri paesi devono avere delle associazioni che svolgono volontariato su qualsiasi ambito, ambito più ludico, ambito invece culturale, perché sono elemento fondamentale per creare aggregazione, creare cultura e continuare a mantenere viva quella, diciamo, quella caratteristica propria dei paesani, quella che casa loro non è solo quella recintata pertinenza della propria abitazione, ma casa loro è l'intero comune, è la piazza. Una giornata anche speciale, doppiamente speciale, perché sarà l'occasione per ricordare due amici, Aldo e Luca, che purtroppo ci hanno lasciato troppo presto, ma che hanno lasciato non solo in Canischio, ma in tutto il Canavese, nell'associazione AIB, un ricordo indelebile. Sì, il ricordo è indelebile e con questa giornata, con l'intitolazione della sede dell'AIB, della squadra di Canischio, ad Aldo e Luca, vogliamo proprio che rimanga perenne diciamo il loro nome, il loro ricordo, perché erano due figure che, come ho detto prima, impersonavano benissimo quello che è il volontario, cioè quello che effettivamente per sua volontà sa di poter mettere a disposizione del proprio tempo, nonostante tutti gli impegni quotidiani, lavorativi, familiari, ma sa di poter dedicare del tempo per il bene del proprio paese e per indirettamente se stesso, perché sicuramente svolgere delle attività che fanno bene al paese, quindi rendere pulito, ordinato il proprio paese, non può che migliorare anche la propria condizione di vita. Quindi in Aldo e Luca, oltre che a due amici, vedevamo proprio questa figura precisa del volontario, di chi è disposto a sacrificare del proprio tempo per dedicarlo ad altri e indirettamente anche a se stessi. Per cui ricordo naturalmente per Aldo, che è mancato ormai più di 10 anni fa, rimane ancora vivo, ma naturalmente il tempo è risaputo che da un lato forse meno male, dall'altro sicuramente no, diciamo fa sì che si dimentichi un po' quello che erano le peculiarità di quella persona, i ricordi di ognuno. Su Luca, ahimè, il ricordo è ancora molto vivo e ci metterà sicuramente tantissimo a rimarginarsi. Con questa intitolazione, con questa targa che andremo ad inaugurare successivamente, in cui vedremo quei due nomi vicini e scalfiti su una targa in metallo con una cornice in legno, vuole far sì che quel ricordo comunque si mantenga nel tempo, nonostante appunto magari il passare degli anni faccia sì che molte cose, molti ricordi vadano un po' perdendosi.